Bentornati in diretta, anche oggi come promesso facciamo una diretta molto importante, secondo me, vabbè, altrimenti non la farei, se non ritenessi l'argomento particolarmente importante e in particolar modo per quanto riguarda questa pianta. Allora, questa pianta ha delle caratteristiche che a noi bonsaisti piacciono tanto, ma anche perché siamo stati influenzati da una certa cultura giapponese, cultura importata, quindi non originale, giapponese, laddove si cerchino delle caratteristiche sulle piante a noi ormai molto familiari. Base larga, quindi un bel nebari, conicità elevata, quindi per conicità elevata intendiamo un rapporto base altezza più basso possibile. E poi i rami che vengono fuori dalle curve, quindi sembra tutto corretto, è tutto corretto, qua abbiamo del movimento, i rami tutti al posto giusto, qui sulla prima in basso, sulla prima curva a destra, poi qua sull'altra, diciamo, curva è una capitozzatura, e la parte apicale che non è troppo dritta. Vedi, è leggermente curva, ok? Se non che ci si metta in mezzo un termine molto caro al mio unico maestro umano è Kobayashi. Invece la mia maestra non umana è la natura, sono le piante stesse o la natura delle piante. Queste due entità nella mia vita hanno sempre avuto, sempre, perché seguo le vicende, le avventure e diciamo i successi del maestro Kobayashi sin da quando ho iniziato ad occuparmi di bonsai, ero piccolino, avevo 14 anni. Quando comprai la prima rivista, e quindi già da quell'epoca seguii particolarmente, in particolar modo, le lavorazioni e, diciamo così, le teorie e gli articoli che venivano pubblicati in Italia di questo maestro, che si differenziavano parecchio da quelli di Kimura, perché gli articoli di Kimura erano parecchio tecnici. Invece ero molto più attratto dagli articoli di Kobayashi perché erano più vicini a mio essere, quindi meno tecnici, diciamo così, più poetici, più non mi viene il termine specifico, però più che seguono più la natura delle cose. La tecnica è solo un mezzo, non è un punto di arrivo. Invece, per quanto riguarda Kobayashi, la tecnica è solo un mezzo per poter arrivare a dare più naturalezza possibile, più enfasi possibile a una pianta. Ora, viste le premesse, visto l'argomento odierno che è la dignità, quindi come posso io pensare che in questo caso si tratta di un leccio, Quercus ilex, Yamadori non da campo, e già qui mi fa protendere per ottenere una certa forma più che un'altra. Ecco, non l'avessi fatto io, fosse stato da campo, tutte queste caratteristiche sono perfette, quindi avremmo avuto la classica chioma, sai, un po' più basso qua, un po' più alto qui e l'apice di qua. Ecco, è già fatta la pianta. Bisogna solo continuare quello che
il cavatore ha lasciato, se non che io ragioni diversamente. Ho visitato dei posti della Sardegna, diciamo, molto, molto selvaggi e molto ricchi di questa tipologia di pianta, di lecci, ultra secolari se non millenari, e mai ho visto una forma del genere, mai. Quindi il bonsai, se associamo bonsai al termine wabi-sabi, che è il bello del vissuto, se noi facciamo una chiometa così ad ombrello, otteniamo una pianta giovane, non otteniamo di certo quello che si può chiamare wabi-sabi, il bello del vissuto. Quindi se vogliamo applicare il bello del vissuto su questa pianta, adesso mi avvicino perché sono dietro lo schermo, vi saluto tutti. È bello vedere certi numeri, anche se è mezzogiorno ed è di sabato. Comunque è una bella pianta, mi ha colpito per certe sue caratteristiche, non di certo per questa primo imprinting. Il primo imprinting lo trovo a gusto mio completamente errato, ma diciamo che tutto ciò è servito per farla. È stata cavata da un anno, quindi è cavata solo da un anno, però ha avuto uno sviluppo tale che ora mi possa permettere di applicare già certe lavorazioni. Mi sposto così, vado vicino alla pianta, vediamo sull'altezza. Sì, ci siamo. Allora, spieghiamo molto bene. I lecci sono piante dal portamento, diciamo così, dignitoso, e quindi non devono essere mortificati nella loro forma o resi cliché. Primo ramo, secondo ramo, apice, sui lecci e sulle sughere non vedo perché ci si debba fossilizzare in questi termini qua. Allora, cosa importante, quella che abbiamo visto ieri, sui lecci ultrasecolari non abbiamo la presenza di gin. Quindi queste parti saranno lavorate a sciari, chiaro? Queste parti saranno lavorate a sciari, quindi qua questo sarà completamente vuotato. Anche qui, io dove traccio tanto poi non resterà, anche qui sarà cavo, sarà buco, sarà bucato, ci sarà un buco. Questo addirittura, il tappo, questo sparisce completamente, quindi interverrò a filo qui, anche lì creando una depressione. La base è veramente bella perché si apre e va verso l'orizzontale, quindi è molto bella, va valorizzata bene. Allora, su questa pianta io non vedo il motivo per cui debba avere l'apice qua. Non ci vedo il motivo, come pure non vedo il motivo per cui debba avere dei rami di qua. Quando, solo una cosa, vedi lateralmente, la base si presenta in orizzontale, però si può inclinare un po' in questa maniera o in quest'altra, un pochino. Ma quello che possiamo vedere adesso è che va verso questo lato, quindi diciamo così, di norma questa parte, questo lato qua è il retro e questo lato qua, da stabilire bene ancora l'angolazione, potrebbe diventare il fronte. Potrebbe, dico potrebbe, perché? Perché comunque in natura ci stanno delle piante che vanno, vediamo di lato, se questo è il fronte, vanno verso il retro e poi vengono in avanti. Qui abbiamo un bel ramo,
La mia idea è di formare la pianta. Allora, prima di tagliare, spiego. È stata cavata da un anno, è cresciuta in modo molto molto forte, quindi è stata cavata solo a marzo scorso, ma ha avuto una crescita tale che ora mi permette di poter eliminare qualcosa e questo serve per dare la forza di crescita solo ed esclusivamente dove io penso che mi serva. Quindi qui io non voglio vegetazione, non voglio che ci sia verde su questo lato qui, ma e neanche sopra voglio sfruttare questi rami per ricreare tutta la chioma, la vegetazione, dove se qui abbiamo una curva, l'andamento, il movimento della pianta è verso quel lato. Qui, come molti lecci ultrasecolari, avremo della chioma che scende sino a questo livello, e qui avremo tutta la chioma si formerà in questa maniera, ok? Ma senza l'ausilio della vegetazione che porta questo ramo qui. Questo ramo qui lo margotterò, lo margottiamo in diretta perché voglio sulla guida. La guida voglio l'anno prossimo implementarla, farla un po' diversa, aggiungere foto, particolari su varie essenze come la sughera, il leccio, il carpino che ho rivasato l'anno scorso, no, la scorsa estate, lo voglio margottare, quindi anche lui. Allora, in questo momento la pianta ancora non è in spinta, non ha vegetato. Faccio una pulizia di tutte quelle qua sotto, non ci fa nulla, di tutta quella vegetazione che secondo me è inutile al fine di creare una pianta. Dopo definiamo meglio anche il concetto di dignità. Dignità, perché sto facendo così. La sto impostando in questa maniera perché nella caratteristica forma di questa specie non abbiamo il classico schema primo ramo, secondo ramo, apice, nebarita, ciagarì. Anche se qui ci sono tutte queste caratteristiche, io voglio uscire, è una pianta a cui voglio dare dignità e la dignità è rappresentata dalle sue caratteristiche naturali. Quindi se vado in Barbagia, in una gola dove è ricca di lecci ultrasecolari e millenari, osservo determinate caratteristiche, le voglio riportare su questa pianta qua. Quindi non mi interessa quello che insegnano sui libri, sugli schemi, esco dagli schemi perché so che posso arrivare ad un livello di, prima di tutto, di rispetto nei confronti della specie, ma anche un livello emozionale superiore. Questo è, secondo me, molto fondamentale perché facciamo bonsai. Quindi andiamo a eliminare tutti per bene alla base, tutta la vegetazione che non è utile al disegno che mi sto prefiggendo, al disegno futuro. Voglio che si prosegua di qua, quindi anche questi via. Prima era il tappo, adesso è volato tutto il pianerello. Qui stesso. Ok, questa. Idem, lascerò solo questi. È chiaro?
usiamo il tronchese. Ok, anche qui io voglio proseguire la pianta utilizzando solo questo e questo qua. Quindi, siccome abbiamo tre rami dallo stesso, praticamente quasi allo stesso livello, questo lo elimino. Lascio solo due, chiaro? Poi. Queste foglie ormai non fanno più fotosintesi, quasi più, non le elimino tutte, però lascio quelle vicino all'apice, libero un po' più indietro, perché arrivando i raggi solari qua stimoleranno vegetazione. Qui abbiamo addirittura foglie che vanno verso il basso, togliamo, stesso concetto che ho fatto su questa. È importante capire anche questo ramo più grosso che mi formerà la vegetazione a mezza altezza e verso il basso, chiaro? E verso il basso, quindi è giusto che questo sia più grosso. Le foglie sono sanissime, coriacee, belle dure. Ok, ora questa parte qua non sarà tenuta in considerazione per la forma della pianta, quindi, e poi questo in futuro, vedi che viene verso l'osservatore, sfrutterò tutta la vegetazione, aumenterò le curve, quindi farà questo movimento, è già leggermente insito, e formerò tutta la chioma con questi due. Laddove ci sono i monconi, saranno lavorati a sciali, a non legna secca, non a gin, ma a sciali. Qui. Altra cosa fondamentale che posso dire è sicuramente anche il colore, questo è già leggermente secco, vedi? Tendono a marcire facilmente, non ha una tenuta, non fa una grossa tenuta, è un legno che non dura tanto. Ecco perché il motivo per cui devono essere lavorati a sciali, perché questo tipo di legno non ha una durata, ad esempio, come quelli dei ginepri. Il legno del ginepro e del tasso ha una durata elevatissima e quindi viene altra cosa che è tipico, un po' tipico del far bonsai, è quella comunque di dare linearità, di far sì che l'occhio non si fermi in questi punti.
ma la pianta, questa tipo di pianta qua sarà apprezzata prima di tutto per una forma più naturale possibile, quindi albericità. L'albericità la diamo nel momento in cui non creiamo degli stop visivi, quindi l'insieme deve essere armonico e non presentare stop visivi, chiaro? Ma la lettura immediata deve essere di un bonsai che mi ricordi un albero e non di un bonsai che mi ricordi un bonsai. Ecco, questo è molto importante. Chiaro? Quindi quando uno dice cavolo, sembra un albero in miniatura, è diverso da sembra un bonsai, perché nella parola bonsai abbiamo gli schemi, primo ramo, secondo ramo, gin, sono tutte cose che vanno applicate nell'esemplare in cui vanno a valorizzare. È chiaro? Quindi questo esemplare sarà valorizzato per la sua tipicità e non perché noi vogliamo farci bonsai, ma perché noi vogliamo, ci mettiamo ad un livello più basso e diciamo voglio sentirmi piccolo. Come faccio a mettermi a lavorarlo, però allo stesso tempo mettermi in disparte, cioè non essere il creatore, ma essere colui che è il mezzo per far sì che questo sembri un albero. È molto diverso, il punto di vista è molto diverso. Adesso ci guardiamo un po'. Vedi che già nel momento in cui io ho tolto delle cose, non ho tronchesi grandi, però nel momento in cui ho tolto delle cose, si intravede quel concetto. Se no prendo i tronchesi grandi perché voglio. Cioè, abbiamo un po' di tempo. Abbiamo un po' di tempo. Voglio dare una lavoratina. Quindi visto che ci siamo. Se io dovessi lasciare un gin qua, fatto in questa maniera, dove andrebbe l'occhio? Questo sta indicando. Quindi l'occhio andrebbe fuori dalla forma della pianta ed è esattamente ciò che io non voglio. Io voglio stare, come vedi, quando potto, ho già, quando utilizzo l'unità senza pensare, senza ragionare, di creare un gin. Già così, se tu lo rifinisci, già questo sarebbe un gin. Questa è una cosa che si acquisisce col tempo. Ovviamente io lo devo eliminare e quindi lo tolgo tutto. Però allora, in questo momento non agisco a raso qui, lascio questo pezzo perché poi sarà lavorato in una fase successiva. Qua ho fatto il segno bianco a quel livello, ma mi tengo un po' largo e poi dopo posso rifinire. Non usate mai questo tipo di mastice perché non serve a niente, soprattutto se in busti.
Poi c'era qualcos'altro. Questo si può ancora. Vedi, inizia ad essere tutto più lineare, ovviamente questi poi vanno ancora scavati e lavorati anche con la fresa, questo. Ora, come possiamo vedere, la pianta è stata modificata parecchio. Guarda adesso come è lineare il suo movimento, la sua sinuosità, vedi, è molto più lineare. Pensa che non ci sia, guarda, più questo, ma qui andiamo, fammi vedere, con qualche ramo, forse riesco a simulare altre zone di verde. Adesso vediamo, Così. Do com'ero. Così. È chiaro, se qua copro e poi qui avrò delle altre zone di verde. Un po' più corto, adesso. È difficile da farlo. Vedi che adesso ti sembra fuori luogo questo? Vedi che ora questo ti porta l'occhio altrove? Invece se noi seguiamo la base, arriviamo qui, non qui. Questo ora ti porta altrove. Sarà tutta lavorata la pianta a Shari. Mi piace questo perché la base, anche se va verso dietro, la base qua è più bella, poi avremo la presenza di questi fori che saranno punti focali. Vedi che anche ora sembra che questo sia, che non faccia parte della pianta, chiaro? Quindi su questa parte alta della legna lo lavorerò con la sgorbia. Con il tronchese mi raccorderò con questo taglio, poi ci sarà anche qui un buco. La base sarà portata leggermente più in alto per vedere anche le prime radici, ma ci siamo quasi. Quindi bisogna per ogni pianta avere il coraggio di vedere ciò che sarebbe in natura, quindi metterci in disparte e far sì che noi creiamo o siamo dei mezzi per far sì che i nostri bonsai sembrino piante. Adesso ci vediamo faccia a faccia, vediamo se riesco. Così. Visto da vicino i tagli, questo deve essere ulteriormente lavorato, ma già lo abbiamo qui alla base. Questa parte qua sarà molto bella, come pure questo. Come dicevo, questa parte qui sarà lavorata tutta a Shari insieme a questa parte qua. Consigli di impostazioni molto utili, certo, grazie. Eh sì, allora, abbiamo fatto una diretta un po' veloce oggi, però il concetto di
di dignità è molto importante, perché fa sì che noi possiamo uscire dagli schemi e lavorare la pianta secondo le sue caratteristiche naturali. E questo dà una, questo imparare, Gianni Profeta ha detto, molto importante, grazie. Quindi avere il coraggio di prendere tronchesi e dire, nonostante questa pianta sia perfetta per quanto riguarda gli schemi, cosa posso fare di meglio? Per lei, non per me, perché se avessi pensato a me, se avessi pensato a vendere la pianta, io oggi avrei fatto una piccola lavorazione, una impostazione, l'avrei venduta subito. Ma il mio diciamo, obiettivo non è solo di mangiare un piatto di minestra tutti i giorni, ma è anche quello di cercare di trasmettere quello che sento, quello che ho imparato, quello che mi ha trasmesso un grande maestro, quello che mi trasmette la natura, e non è solo una questione economica. È tutto l'insieme. Il mio essere è fatto così. Poi c'è anche, immagino, qualcuno di voi, qualcuno che guarda il video, che storce il naso, che dice, ma no, io avrei preferito un'altra maniera, è tutto rispettabile. Ma siccome ci sono io da questa parte della camera e sono io che mi sto esprimendo, è bene che dia due visioni. Una era una visione palese, una visione facilmente leggibile da tutti. L'altra è una visione che non posso dire che io sia sicuro al 100% di questa cosa, ma al 99% so che Kobayashi in questo momento avrebbe annuito, avrebbe detto giusto, visione a lungo termine, giusto, capito? E quindi ne sono sicuro, perché abbiamo lavorato assieme tantissime piante. Quando io ragionavo in questa maniera, lui era sempre ok, giusto. Vediamo un po'. Grazie dei consigli, Adriano Iannello, ciao. Vediamo se prima c'è qualcos'altro. Gabriele Galaffu, buongiorno. Sardo 6, Enrico Ferloni, guarda dopo. Da quanto è iniziata la diretta? Non lo so, Marco Fazzone. Maurizio Saracino, guarda dopo. Sto scorrendo un po' di cose, abbiate pazienza. Poi rispondo, visto che ci sono già delle domande. Rispondiamo. Niente, gli altri sono saluti, immagino. Sì, va bene. Vi piace questa maniera? Prima di tutto parlo, spiego e poi ci vediamo, agisco. Mi sembra molto più chiara del solito, molto lineare, meglio fatta. Allora, trasmettere emozioni insieme alla pianta. Paolo Preterossi, ciao. A Gianni Profeta, sei una persona umile, molta gente dovrebbe imparare da te l'umiltà. Ma grazie per le spiegazioni, buon fine settimana a tutti. Ciao Antonio Berlincioni. Allora, non è, sai, anche una persona che non è umile può fare questo tipo di ragionamento, perché se sei un pochino furbo, la visione a lungo termine ti porta ad arrivare lontano. Una visione a breve termine non ti porta ad arrivare lontano, a meno che tu non abbia solo interessi economici, e quindi allora sì, ti porta lontano a livello economico, ma non è l'unica cosa per cui si vive, io penso che si viva insieme alle persone, non insieme al denaro, e quindi è molto più importante avere delle belle persone vicine e non tanto denaro. A volte il denaro rovina i rapporti, a volte il denaro non è un mezzo e non è un fine, ecco. Il denaro serve solo per
per avere quella piccola tranquillità che ti permetta, quando non lavori, quando hai un'ora libera, di poter esercitare la tua passione senza pensieri. A questo serve denaro. E basta, è chiaro, serve solo a questo. Io penso così. Poi puoi anche avere la Ferrari, ma perché? Il discorso che ho fatto l'altro giorno con mio figlio, gli dicevo, le persone ricche non sono ricche perché hanno tanti soldi, sono le persone veramente ricche, sono quelle che dispongono del proprio tempo a loro piacimento, quindi fanno ciò che più gli piace fare senza problemi. Quella è una persona ricca. Quindi quando vedi una persona che gira con la Ferrari, non è ricca perché ha la Ferrari, è ricca perché passa il suo tempo con la Ferrari. È molto diverso, molto diverso. A me, sinceramente, non piacerebbe passare del tempo sulla Ferrari. Mi piacerebbe di più passare del tempo il più possibile dentro i boschi. E per entrambe le cose serve denaro. Per entrambe le cose serve denaro, probabilmente la stessa quantità, perché comunque l'impiego del tempo porta via energie economiche, soprattutto se fai qualcosa che non porta qualcosa di economico. Grazie, sono arrivato tardi, ma guarderò più tardi con attenzione. Allora, la diretta di oggi ci tenevo tanto a farla, perché sono quei concetti che noi dobbiamo avere e immagazzinare per poter godere al massimo delle nostre creature. Quindi siamo noi, tu fai un passo indietro, pensa bene, sappi e sai che gli alberi ti devono creare un'emozione. Se io faccio qui uno schemino, primo ramo, secondo ramo, apice, tutto giusto, non ci saranno emozioni, non ci sarà, toglieremo quella parte emozionale. È come scrivere una relazione oppure arrivare a un determinato e spiegare una determinata situazione oppure parafrasarla, oppure scrivere un poema, magari l'argomento è lo stesso, ma c'è una grande differenza tra relazione e poema. Non per niente ci sono questi due termini. Siccome si dice, qualcuno dice, io sono artista perché faccio bonsai, dipende. Non è che io sono artista perché scrivo libri. Io sono un artista se scrivo un romanzo, ma non sono un artista se scrivo una scheda, una guida, è chiaro? Quindi ci sono sempre quelle sfumature che dobbiamo fare nostre. Tutto qua, va bene? Io e la pianta e leccio il futuro. Viene molto bella questa, io me la immagino finita. E immaginandola finita in base ai lavori che ho fatto oggi, riporto la mente a quelle escursioni che ho fatto, vi dico questa poi chiudo, quelle escursioni che ho fatto in Supramonte, ci sono delle gole dove tu ti senti già piccolo solo per le gole, sei circondato di alberi così grandi che questo qui avrebbe da come lo vedo io un 500-600 anni. E poi quando guardi in alto mi è capitato di vedere dei lecci in cascata, ma con poi una forma chiomale caratteristica della specie, nonostante la pianta fosse in cascata. Non parlo di piantine, parlo di piante il cui tronco è grande come una macchina, cioè tutta in cascata con le radici grandissime, radici grandi come alberi di 200-300 anni, le radici primarie che vanno verso il basso, e quelle cose ti aprono gli occhi, creano
creano emozione e ti fanno capire che in quelle forme, io le ho guardate bene, nessuna mai aveva triangolarità, nessuna. Poi può capitare una su mille, però la caratteristica all'Hotel Supramonte guardi il cielo, Emilio di Cristina. Eh sì, è così. È chiaro? Quindi ciò che riporto, fate le escursioni, impiegate il tempo, spendete meno. Quando devi cambiarti la macchina, prenditi un'utilitaria, coi soldi che avanzano, e investili in emozioni. Ne trarrai dei vantaggi grandissimi, tanto la macchina che costa meno consuma meno, costa meno di manutenzioni, è tutto vantaggiato, ti porta dove ti porta quella grande. L'unica cosa è che se il tuo ego è piccolino, allora cercherai una macchina grande. Se il tuo ego è costosa, se il tuo ego è a posto, non è grande, è a posto, capirai che della macchina grossa non te ne fai nulla. Con quei soldi fai qualche bel viaggio, gira la natura, fai come ha fatto Peter l'anno scorso, che si è fatto Profondo Blu. Quella è un'escursione che ti cambia la vita a livello bonsaistico. Ciao ragazzi, ci vediamo domani, sicuramente domani prendiamo un'altra pianta e ci diamo un sacco di dignità. Ciao, vi saluto.